Poi vabbè, sto leggendo adesso delle cose pazzesche. Allora, Lucca, la rabbia delle infermiere contro chi non si è vaccinato. In reparto ci toglieremo qualche sassolino dalle scarpe. E queste qui hanno pubblicato su Facebook, dice una di queste, tra poco, no, chi torna in ospedale. Ci ritroveremo in ospedale e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere. Sai, bucare una decina di volte la vena facendo finta di non prenderla? Ecco, e poi mi verrà in mente altro. Vedrai che le corse per montare i macchinari la sottoscritta non le farà più. Cioè, praticamente questa sta annunciando che ammazza la gente che torna in ospedale, che va col Covid e magari non si è vaccinata. Ecco, questa è una da licenziare in tronco. Altro che la ASL prende le distanze. Cioè, mi fa venire in mente delle cose che sono orrende, orrore proprio. Cioè, ci possono essere persone che lavorano dentro gli ospedali e perché uno non si è vaccinato e va in ospedale non viene curato come deve essere curato? Ma poi ti devi augurare che non se ne accorge nessuno, perché devi andare proprio, no, non a Timbuktu, ma proprio devi proprio andare. Perché a quel punto i parenti hanno veramente, diciamo così, il diritto di prendere e di scannate in una piazza. Perché veramente qui siamo fuori di testa, completi. Ragazzi, è veramente una pazzia quella che sta. Cioè, a me queste cose qua mi fanno orrore e mi spaventano. Perché tu non puoi scrivere su Facebook una cosa di questo genere, uno scambio, e quella che gli risponde. Cioè, stanno preannunciando che se non ti sei vaccinato e vai in ospedale, ti succede qualcosa di grosso. Dice: eh beh, sai, io non faccio le corse per nessuno, si arrangiassero pure, mi sono rotta e tanto pure. Cioè, noi possiamo avere personale medico di questo livello? Dai, veramente. Ma io dico, cioè, veramente lo dico, ma veramente convinto. È là l'obbligo, di là l'obbligo. Ma scusa, lo Stato italiano, quando se l'assume la responsabilità di obbligare il vaccino per tutti noi? L'obbligo e le relative responsabilità, prendetevele. Avete trovato il sistema di questa sperimentazione che finisce nel 2023, di farmaci sperimentali definiti vaccini? Allora obbligateci, perché in questo momento c'è una certezza. Lo Stato non si assuma la responsabilità. La casa farmaceutica non si assume alcuna responsabilità. Dico, nel caso che succeda qualcosa, perché qualcosa accade pure se lo negano. 3. Chi vaccina non c'ha responsabilità. L'unico che c'ha responsabilità è il vaccinato. Cioè, scusa, allora, lo Stato no. Le case farmaceutiche no. Chi ti vaccina no. E tu però che ti vaccini devi firmare che praticamente approvi tutto quello che ti succede. Beh, insomma, io invece sono per l'obbligo e lo Stato si deve assumere i rischi di quello che impone ai propri cittadini. Perché qui ormai lo stanno imponendo, perché alla fine, dai, andare a lavorare te lo impongono. Per entrare, fra poco lo imporranno anche per i viaggi. Quindi praticamente te devi stare chiuso a casa perché ovunque vai non puoi andare. Quindi alla fine aggirano l'obbligo per togliersi la responsabilità. Uno Stato serio dice: abbiamo trovato la cosa definitiva e quindi io prendo e mi assumo la responsabilità. I vaccini obbligatori sui bambini. Se accade qualcosa a un bambino, la famiglia viene risarcita. In questo caso, se accade qualcosa a un vaccinato de Covid, s'attacca al tram. Vi sembra giusto e corretto?